Diamo ora la parola al dottor Giovanni Battista Sorba, primario della divisione di nefrologia e dialisi dell'ospedale civile di Sassari, che ci parlerà degli aspetti immunologici sempre nel paziente trapiantato. Ringrazio tutti e sono felice di poter partecipare a questo congresso. Rincontro amici giovani e meno giovani con i quali ho seguito un lungo periodo di attività di anestesia e rianimazione. Questa partecipazione al congresso mi offre anche la possibilità di fare gli auguri e di rendere omaggio al professor Ruiu, che rappresenta ancora adesso per me un maestro, non soltanto nel campo dell'anestesia e rianimazione, con il quale ho collaborato per molti anni, ma anche nel campo della dialisi, perché i primi elementi della dialisi li ho imparati nel reparto di anestesia e rianimazione. Le rifaccio tanti auguri, professore. Per quanto riguarda il trapianto, non c'è dubbio che il trapianto renale rappresenta oggi una terapia elettiva nel trattamento dell'uremia terminale, considerato che esso consente al paziente una qualità di vita e una riabilitazione di gran lunga superiore alle varie metodiche dialitiche attualmente disponibili. In questi ultimi anni poi l'introduzione nella pratica clinica di nuovi farmaci, di nuovi protocolli di terapia immunosoppressiva e una più approfondita conoscenza dei problemi clinici legati al trapianto hanno portato a risultati favorevoli in termini di mortalità, di morbilità e funzione dell'organo trapiantato e hanno reso possibile l'applicazione di tale procedura terapeutica anche a pazienti considerati ad alto rischio, oltre che all'estensione dell'indicazione al trapianto, ad un numero sempre maggiore di altre patologie, oltre a quella dell'insufficienza renale cronica. Nonostante questi progressi, i risultati del trapianto renale non sono tuttavia a lungo termine molto favorevoli, considerato che, come viene notato dalle recenti casistiche, circa il 50% dei pazienti con trapianto funzionale ad un anno va incontro alla perdita del rene nell'arco di circa 10-12 anni. Le cause di questo parziale insuccesso sono di vario tipo, ma soprattutto al rigetto nelle sue varie espressioni, iperacuto, accelerato, acuto, che fanno perdere molto spesso il rene nelle prime settimane del trapianto, e a rigetto cronico, definibile come la perdita graduale della funzione del rene trapiantata. Se noi partiamo la prima fase, se noi partiamo dalla prima fase, che è il preintervento, l'intervento, il nostro countdown in caso di un trapianto ci viene con la comunicazione ufficiale dell'anestesia e rianimazione che c'è un possibile donatore. Attiviamo tutto il nostro protocollo, che poi significa valutare i pazienti che sono inseriti nel gruppo ematico uguale a quello del donatore. Abbiamo tutto già predisposto e tutto pronto, si tratta di valutare insieme ai colleghi che sono al centro di riferimento di tipizzazione regionale di Cagliari e dare un punteggio allo score immunologico che verrà sommato al punteggio di clinico proprio nostro, che si basa soprattutto sull'età del paziente, con un valore decrescente da età molto elevate a età più giovane, e ai tempi di dialisi, mantenendo che ogni anno di dialisi è un punteggio in più. Questo naturalmente per una giustizia distributiva e per un'eticità del sistema di assegnazione. Naturalmente c'è un'ultima valutazione quando chiamiamo il paziente che abbiamo individuato in base a tutti questi fattori, e però lo vogliamo controllare un'ultima volta clinicamente per vedere se ci sono fattori intercorrenti di carattere soprattutto infettivo. Ci è capitato di dover declinare la possibilità di inserire quel paziente all'intervento stesso.
Naturalmente prepariamo anche il paziente con l'emodialisi, perché anche se l'ha fatta il giorno stesso che viene chiamato nel nostro centro, ha necessità di un riassetto di molti valori, soprattutto di carattere elettrolitico. E 2 ore prima che inizi l'intervento iniziamo la nostra terapia immunosoppressiva con un anticorpo particolare di cui vi dirò dopo. L'intervento sono interventi di anestesia, sanno bene i chirurghi e gli anestesisti come trattare il paziente. Noi abbiamo sistemato, posizionato un catetere venoso centrale che sarà utile per valutare la pressione venosa centrale, perché c'è sempre la necessità di un certo sovraccarico idroelettrolitico per mantenere una buona pressione, un buono stato di idratazione. Con infusioni che in genere sono di macromolecole polielettrolitiche di glucosio, e questo per avere una spinta alla riperfusione del rene quando avviene il declampaggio dei vasi. Al momento del declampaggio iniziamo un'altra terapia farmacologica immunosoppressiva con gli steroidi e poi abbiamo la fine dell'intervento. Avanti. Naturalmente alla fine dell'intervento, nella stragrande maggioranza dei casi, abbiamo una diuresi ottimale che può essere impetuosa già dai primi momenti oppure un po' bassa e va riprendendosi durante il decorso post-operatorio. Nei casi in cui non si verifica questa ripresa della diuresi, attraverso un monitoraggio della PVC o della PAP vediamo di fare altre infusioni se questi valori sono relativamente bassi. Se l'anura persiste dopo 24-36 ore iniziamo la dialisi e una ricerca delle cause che sono alla base dell'anuria stessa. Se la diuresi riprende, il malato viene trasferito nella nostra divisione dove c'è il settore dei trapianti renali del post-operatorio. Vengono fatte delle infusioni per 24-36 ore cercando di seguire la diuresi del paziente, che a volte dobbiamo inseguire perché ci sono dei pazienti che anche in una giornata riescono a urinare 11 litri. E poi successivamente i liquidi vengono somministrati per osso e si svolge la normale degenza post-operatoria. Se invece dopo 24-36 ore di anuria persiste, la ricerca delle cause e naturalmente necessità di fare un'emodialisi. Avanti. Le cause di anuria post-trapianto possono essere dovute sia al donatore sia al ricevente, naturalmente. Al donatore sono le complicanze durante il periodo di osservazione preagonico che possono dare instabilità cardiovascolare, ipotensione, ipovolemia, che incidono tutte sul rene, che è l'organo emuntore, ma può anche stabilirsi già una fase iniziale di necrosi tubulare acuta che poi persisterà nel ricevente, oppure anche l'età è molto importante, perché un donatore che noi chiamiamo marginale di oltre 60 anni, c'è un decadimento fisiologico della funzione renale e una sensibilità maggiore a certi stimoli, ma anche al momento della conservazione, cioè ai tempi di ischemia calda, di ischemia fredda, di perfusione con delle soluzioni particolari dell'organo che è stato espiantato. Avanti. Il ricevente naturalmente ha gli stessi problemi, può essere una fase che continua di necrosi tubulare acuta, può essere un rigetto, può essere delle complicanze vascolari, una trombosi dell'arteria renale, una trombosi della vena renale, trombosi segmentale di altre arterie, una compressione sul rene o sulle vie effluenti urinarie, da compressione di ematomi, di linfoceli, di fistole urinose che facilmente sono diagnosticabili. Avanti. Per quanto riguarda il rigetto, che è il nostro problema principale, dobbiamo distinguere 3 tipi di rigetto. Un rigetto iperacuto, che quasi mai non avviene perché le analisi del centro di tipizzazione ci dicono già i pazienti che sono iperimmunizzati, che cioè hanno già formati in sé gli anticorpi contro il donatore,
sono dovute a anticorpi citotossici preformati e avviene sempre, quasi sempre sul tavolo operatorio, entro pochi minuti dal decampaggio o entro qualche ora dal termine dell'intervento. Un rigetto accelerato che più o meno è assomiglia, perché l'organismo mantiene una certa memoria storica degli antigeni con cui è venuto a contatto, se non sono propri. Naturalmente c'è una rapida produzione di anticorpi e dentro 2-5 giorni si scatena la crisi di rigetto. E poi il classico rigetto acuto che si può verificare durante le prime settimane, fino a 3 mesi, ma nell'arco di tutta la vita del rene trapiantato. E sono dovute a reazione cellule-anticorpo mediata. Avanti. Quali sono i sintomi del rigetto? Sono a volte banali, la febbre che aumenta, il volume del rene trapiantato, ricordatevi che il rene è un denervato, quindi la tensione che c'è in sede del rene è dovuta all'aumento di volume del rene che comprime i tessuti circostanti. Una pressione arteriosa che sale, ma molto spesso l'ammalato è già iperteso per se stesso, una creatinina plasmatica che aumenta, una riduzione della diuresi. Avanti. Naturalmente ci sono delle tecniche di monitoraggio del rigetto acuto che sono state proposte per una corretta diagnosi. La maggior parte di queste sono tuttavia state abbandonate o perché eccessivamente costose o scarsamente specifico o che richiedono tempi lunghi per l'esecuzione. Anche i metodi basati sul monitoraggio immunologico cellulare e umorale hanno dato risultati deludenti, probabilmente perché la reazione immunologica avviene prevalentemente in sede di trapianto del rene. Avanti. Quali sono le tecniche più utilizzate? Quelle che non soltanto noi nella nostra dimensione cerchiamo di utilizzare, ma in quasi tutti i centri mondiali. L'ecografia, l'ecocolor Doppler, la scintigrafia sequenziale renale, l'aspirazione del rene e nell'aspirazione con ago sottile sul rene trapiantato, la classica biopsia renale. Naturalmente la diagnosi del rigetto è una diagnosi clinica e tutti questi esami danno tasselli utili per la diagnosi, ma sono la diagnosi del rigetto è una diagnosi ad esclusione. In più, i classici segni del rigetto clinici possono essere sopravvalutati o sottovalutati, perché anche i farmaci immunosoppressori hanno degli effetti collaterali sul rene trapiantato, soprattutto la ciclosporina e il tacrolimus, che sono i due farmaci di base della terapia immunosoppressiva. Qui abbiamo preso ad esempio la ciclosporina. Infatti gli effetti acuti di nefrotossicità sono la vasocostrizione, riduzione della perfusione, del filtrato glomerulare, un aumento naturalmente della creatinina plasmatica, aumento della pressione arteriosa, cronici, perché l'effetto di questi della ciclosporina dura nel tempo e devono prenderla la ciclosporina, se tutto va bene, per tutta la vita. La terapia immunosoppressiva va presa per tutta la vita, se no in qualsiasi momento si può riacutizzare un rigetto che porta poi alla fine a un rigetto cronico. L'arteriopatia, l'attività profibrotica che aumenta, l'ischemia intrarenale, le lesioni vascolari e le lesioni tubulo-interstiziali che sono croniche e che non sono ricompensate, fino a che porta a una disfunzione cronica del trapianto. Avanti. Naturalmente è necessario che noi distinguiamo il rigetto da una nefrotossicità della ciclosporina, perché naturalmente le terapie sono opposte. L'insorgenza in genere del rigetto è meno di 14 giorni dall'intervento, quella della tossicità della ciclosporina supera i 30 giorni, perché naturalmente la ciclosporina ha bisogno di un certo tempo per agire. L'aumento della creatinina, che è rapido nei casi di rigetto, più lento nei casi di tossicità. La febbre, che in genere esiste nel rigetto, però è oscurata da 1000 terapie che noi facciamo, per esempio dalle cortisone che attenua il processo febbrile in quasi tutti i pazienti. La riduzione della diuresi, che è evidente nel rigetto, ma che non c'è nella tossicità della ciclosporina, l'aumento di volume del rene, i livelli ematici di ciclosporina, che può essere basso, ed è quasi sempre costantemente basso nelle crisi di rigetto, ed è molto alto, perché c'è un monitoraggio farmacologico
della ciclosporina come degli altri farmaci. Quando non è possibile farli, per i trial in cui siamo inseriti, il farmaco, il sangue dell'ammalato viene inviato a laboratori quasi sempre esteri. L'ipertensione arteriosa, la proteinuria che è presente nel rigetto ma non è presente nella ciclosporina. Avanti. Questi sono gli effetti collaterali classici della ciclosporina e dell'FK506, che sono degli inibitori della calcioneurina e che sono alla base, come vi ho detto, della terapia immunosoppressiva. Voi vedete tutti gli effetti collaterali che hanno moltissima importanza, perché il rigetto cronico può essere dovuto a un rigetto clinico, subclinico, non ben valutato, non ben seguito, con un ammalato che a volte non ha una compliance della terapia ottimale. Però esistono anche degli effetti legati al farmaci stessi immunodepressori, che non è mai una immunodepressione selettiva a livello del trapianto, ma è una immunosoppressione generale, con effetti collaterali che hanno tutti i farmaci, dall'interazione farmacologica alla nefrocisticità, che sia per la ciclosporina sia per il tacronico è quasi uguale, l'ipertensione, l'iperglicemia, la neurotossicità, le complicanze dermatostomatologiche, le complicanze infettive umorali, tutti i farmaci immunosoppressori che deprimono la resistenza nel nostro sistema portano frequentemente a delle complicanze sia batteriche che virali, ma anche di natura neoplastica, linfoproliferative. L'ipercalemia, l'iperuricemia, l'ipercolesterolemia, avanti. Naturalmente ha importanza anche il rigetto inteso come frequenza del rigetto acuto, perché se non abbiamo nessun tipo di rigetto, il rischio di un rigetto cronico è nullo. Se abbiamo un unico rigetto, il rischio è minimo. Se abbiamo rigetti multipli, ricorrenti, il rischio è elevato. Avanti. Anche il tempo in cui insorge il rigetto ha la sua importanza. Se prima della dimissione il rischio di rigetto cronico è di circa superiore ai pazienti che non hanno rigetto di circa il 25%, entro 6 mesi dalla dimissione questo rischio aumenta del 50%, dopo 6 mesi dal trapianto il rischio aumenta del 200%. Avanti. La terapia. Abbiamo a disposizione molti farmaci. I primi quali usiamo sono gli steroidi in bolo, con programmi, schemi, dosaggi che variano da caso a caso, ma che in genere è fatto in bolo con dosi da 500 a 1 grammo per giorni consecutivi e con valori poi decrescenti. Abbiamo anche le globuline antilifocitarie, l'ALG e l'ATG, che sono farmaci insieme allo KT3, che è un anticorpo murino monoclonale, che sono farmaci potentissimi che abbiamo utilizzato purtroppo anche noi in molti casi che siamo riusciti a superare di rigetto, ma che hanno degli effetti collaterali che vi dico sinceramente sono devastanti, sia per l'acuzie con quali vengono, sia perché portano a zero negli esami che durano anche queste terapie una settimana, 14 giorni, a zero il tasso di linfociti a livello ematici, con il rischio naturalmente di aumentare le infezioni e di stimolare processi neoplastici. Naturalmente insieme a queste terapie abbiamo anche l'immunoassorbimento e la plasmaferesi, che cerchiamo sempre di avvicinare al trattamento con le globuline antilifocitarie allo KT3. Avanti. Questi sono lo schema di base della terapia del rigetto. Rigetto precoce entro 5-6 giorni, gli anticorpi polispecifici, ALG e monospecifici, l'OKT3. OKT3 sono anticorpi che agganciano il sistema antigenico CD3 dei linfociti, distruggendoli. Le crisi
di distruzione dei linfociti, vi dico, determinano delle reazioni febbrili, anche dell'edema polmonare dovuto al rilascio massivo di linfochine per la distruzione dei linfociti, che sono veramente critiche. Il rigetto dopo la prima settimana gli steroidi, e nel rigetto ricorrente l'ALG e l'OK3, se dopo la prima settimana il rigetto non viene controllato dagli steroidi si passa direttamente alle globuline antilinfocitarie. Avanti. Naturalmente abbiamo dei protocolli immunosoppressivi, anzi questi protocolli ne esistono tanti quanto sono generalmente i centri trapianti. Naturalmente, come il nostro, che è inserito di volta in volta in dei trial nazionale e internazionale, ci obbliga a seguire una certa strada. E un altro aspetto che volevo dire è che la terapia immunosoppressiva è molto spinta nelle prime fasi, che è la terapia di induzione, per poi essere nei tempi successivi, nei mesi e negli anni successivi, proporzionalmente ridotta, ed è la diventata la terapia di mantenimento. Avanti. Brevemente, come avviene la stimolazione del linfocita quando si trova a contatto con un antigene che non riconosce come proprio? Qual è quello del donatore? Tra il linfocita riesce a riconoscere l'antigene non proprio attraverso una cellula che è la cellula che presenta l'antigene. L'antigene, che qua è un linfocito T helper, è a riposo. Una volta che viene a contatto tramite la cellula che presenta l'antigene con un antigene che non riconosce come proprio, subisce un'attivazione. Questa attivazione passa da G0 a G0, un'attivazione iniziale. Subisce successivamente un'amplificazione, questo segnale che attiva il linfocito. Il linfocito poi, attraverso dei processi di trasduzione, di trascrizione, permette la trasformazione del linfocita stesso nella sua fase più attiva e successivamente nella proliferazione e nell'aggressione dell'organo trapiantato, dei linfociti che sono proliferati. Quali farmaci sono immunosoppressivi? Ne abbiamo di quattro tipi: inibitori del generatore del segnale proliferativo, inibitori dell'amplificazione del segnale, inibitori della trasduzione, della trascrizione del segnale a livello naturale, inibitori della sintesi del DNA. Abbiamo soprattutto adesso dei farmaci più selettivi, mentre prima avevamo farmaci, diciamo così, generici, quale la zeatoprina e i corticosteroidi. Negli ultimi anni sono entrati in commercio con trial molto belli dei farmaci che puntano su siti diversi del processo che porta alla proliferazione della cellula linfocito tossica. Avanti. Inibitori del segnale proliferativo sono i farmaci che inibiscono l'interazione tra la cellula che presenta l'antigene e il linfocita. Sono due farmaci che per adesso non sono in commercio e sono in via di sperimentazione clinica. Però noi riusciamo a bloccare, o riusciremo a bloccare se tutte le prove, tutti i controlli e tutti i trial vanno bene, il riconoscimento da parte del linfocita C dell'antigene che non è proprio. Quindi bloccare già all'inizio questo primo step. Farmaci che inibiscono e distruggono i linfociti che hanno il compito di generare il segnale proliferativo, vi ho detto, sono le globuline antilinfocitarie e l'anticorpo monoclonale OKT3. Distruggono, liberano dal torrente circolatorio tutti i linfociti, azzeriamo tutto. E poi farmaci che provocano depressione dei linfociti per inibizione della trasformazione della cingosina. In altre parole, sono farmaci che determinano un aumento dei recettori di homing, che per cui non avviene una distruzione dei linfociti, ma un ritorno dei linfociti verso le strutture linfatiche periferiche, e quindi anche un ritorno di quei linfociti che hanno invaso il rene. Avanti. Inibitori del segnale di amplificazione, dell'amplificazione del segnale. Ci sono qua molti farmaci che il paziente continuerà a prendere per tutta la vita.
farmaci che inibiscono la sintesi delle IL-2, il maggiore amplificatore del segnale linfocitario, che poi sono la ciclosporina e il tacrolico, che sono la base della terapia immunosoppressiva, farmaci che inducono linfopenia e inibiscono la produzione di alcune linfochine, IL-1, IL-2, 6, 16, farmaci che impediscono l'interazione del segnale linfocitario IL-2 dato da IL-2 con il suo recettore, che è l'IL-2 recettore. Ed è molto importante, e qui appartengono quell'anticorpo che noi somministriamo prima, un paio d'ore prima dell'intervento. Ancora. Poi ci sono gli STATs, quei farmaci che disattivano gli STATs, cioè che inibiscono la traduzione, la trascrizione verso i codici genetici delle nuove cellule che proliferanno. Hanno il compito di trasdurre il segnale stimolatore al nucleo e di attivare la trascrizione dei codici genetici necessari per la sintesi del DNA. Sono il sirolimus e la versione più recente del sirolimus, che è il RAT. E poi ci sono farmaci, ancora avanti, inibitori della sintesi del DNA, sono molto probabilmente avviene nella formazione del DNA, sia necessità di alcuni amminoacidi fondamentali, che sono la purina, la guanina, la pirimidina, ai quali corrispondono dei farmaci che noi somministriamo. Il più conosciuto, perché da sempre abbiamo somministrato, da quando non noi ma nei primi anni 60 si sono fatti i primi trapianti, la zatioprina, che inibisce la formazione della purina, quindi leva un elemento che finisce di non corredare la cellula linfocitaria del corredo necessario genetico. Quello che più adesso viene utilizzato con maggior frequenza è la guanina, il micofenolato, che ha un ottimo potere immunosoppressivo, anche se molto spesso ci sono dei fattori, degli effetti collaterali molto importanti. La misoribina, che inibisce la purina, il Brechinar, che inibisce la pirimidina, non sono ancora in commercio. Avanti. Vi ho prospettato in questa figura i vari farmaci, i punti in cui vengono i siti di azione dei farmaci nella via che porta dalla stimolazione iniziale alla proliferazione. Naturalmente voi vedete che rispetto a moltissimi anni fa si è arricchito il nostro bagaglio dei farmaci immunosoppressori, perché possiamo in questo modo avere un compenso fra i vari farmaci immunosoppressori e ridurre gli effetti collaterali che prima erano dovuti ad alte dosi magari di CIA e di FK. Adesso, dando il sirolimus irrade, che agisce più a valle, riusciamo a compensare gli effetti di questi due farmaci. Avanti. Questa è la terapia immunosoppressiva di base, dagli inibitori della calcineurina ai corticosteroidi, ai farmaci aggiuntivi che sono la RAP e RAD, agli anticorpi che non vengono utilizzati normalmente se non nella fase di induzione e nelle fasi di rigetto, e abbiamo inserito anche una profilassi dell'infezione che noi per protocollo facciamo rutinariamente, e cioè il Bactrim e gli altri virali, che per alleggerire la possibilità di fenomeni infettivi. Ok, avanti. Naturalmente questi protocolli immunosoppressivi hanno portato a una riduzione dei primi anni con la terapia con ASA e steroide dall'80% a valori di un rigetto ogni 10 trapianti, con una percentuale del 10%. Avanti. Questa è la terapia di immunosoppressiva di base che facciamo al centro di Sassari, che è ancora molto alta. Avanti. Vi volevo parlare brevemente, molto brevemente. Sì, vabbè, lo recuperiamo. Qual è l'importanza del sistema di maggiore istocompatibilità? Vi ho detto che al centro di tipizzazione regionale, come al nostro centro di immunoematologia, viene dato il linfonodo del donatore, che viene saggiato e viene comparato
con il sistema antigenico del ricevente. Voi vedete che se il complesso HLA, cioè l'antigenemia del donatore, è identico a quello del ricevente, abbiamo una buona possibilità che un anno ci siano il 96% dei pazienti con il rene funzionante e che l'emivita del trapianto dura 24 anni mediamente. Man mano che scendiamo e che l'incompatibilità tra donatore e ricevente è molto meno sicura, fino ad arrivare all'HLA, random attack cadavere, che questa sopravvivenza di un anno del trapianto è 84, a 10 anni del 40, è l'emivita media di un rene di 9-10 anni. Avanti. Questi sono gli stessi dati che sono riportati sotto forma diversa. Avanti. Questo sono riportati in forma diversa e vediamo come una mismatch si chiama il processo che saggia la compatibilità tra donatore e ricevente. Se è zero, cioè se la compatibilità è massima sui 6 antigeni che vengono testati, la durata del trapianto a 10 anni è del 56%. Se non esiste nessuna compatibilità, è completamente incompatibile nei suoi vari, questa sopravvivenza del 32%. Avanti. Anche noi abbiamo un protocollo che è stato formalizzato con il centro trapianti di Cagliari e con il centro di tipizzazione regionale, dove diamo un punteggio, quel punteggio, quello score immunologico che pure verrà sommato con il punteggio clinico e il punteggio del paziente che verrà trapiantato. Naturalmente questa è una parte del punteggio, perché quando si hanno due DR, sia che il mismatch comprende un aprotipo completamente identico, sia che ci siano due DR, cioè un punteggio sì, obbligano i centri di Cagliari e di Sassari a scambiarsi un rene. Se noi telefoniamo a Cagliari e il centro di tipizzazione ci segnala che c'è un doppio DR o un doppio DR più un A più un B nel centro di Cagliari e viceversa, il centro di Cagliari naturalmente deve inviare il rene a noi. Ci sarà un credito, ci sarà un debito che verrà saldato nel tempo. Va bene. In ultimo, quello che è il trapianto renale è la sopravvivenza del paziente nella nostra casistica, che comprende anche qua i pazienti di Cagliari, è del 96% ad un anno e del 75% a 10 anni per quanto riguarda la vita del paziente. Va bene, ancora. Questo è per quanto riguarda la vita del rene trapiantato, che è del 93% ad un anno, del 81% a 3 anni, del 72% a 5 anni, del 58%. Risultati veramente eccellenti. Ok, grazie, vi ringrazio.